Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questa nuova puntata di Overlands. Oggi recensione di un prodottino che mi hanno appena inviato. La Movo, questa qui, mi ha inviato un kit per vloggare dove c'è tutto il necessario senza impazzire e in una pochette come questa. Che bella parola, pochette. Tu ti porti dietro un affare come questo e c'hai tutto quello che ti serve per vloggare. Ovviamente se vuoi andare in giro, se fai vlog in giro, ma anche in casa. Metti caso che tu vuoi fare i tuoi TikTok oppure vuoi fare le tue puntate con lo smartphone, perché ormai con lo smartphone le puntate anche per YouTube si possono fare tranquillamente. Qui dentro c'è tutto il kit che serve. Andiamolo a vedere. Il kit è contenuto tutto all'interno di una custodia rigida, al cui interno troviamo innanzitutto il treppiede che fa anche da manopola, una testa sfera costruita in metallo, una luce LED con LED freddi e LED caldi, molto sottile, molto bella, una clamp per poter andare a collegare lo smartphone, quindi per tenere fermo lo smartphone. Poi abbiamo una staffa con slitta per attacchi cold show e il microfono direzionale, un microfono cardioide direzionale. Poi in più troviamo una serie di cavetti e il manuale di istruzioni. E questo è il kit montato. Grazie a questa configurazione noi possiamo tranquillamente andare in giro a vloggare. Abbiamo microfono direzionale, la luce in caso di scarsa luminosità, nel caso noi dovessimo vloggare di sera al buio o in una stanza poco luminosa, lo stand che oltre a essere un treppiedi è anche un pole, un mini pole, una manopola per poter tenere facilmente in mano il tutto. In un attimo riusciamo a montare un accrocco del genere per riuscire a fare le nostre riprese. È una figata. Anche mettendolo sul tavolo, perfetto, vabbè, la prospettiva quella va curata, però in questo modo io posso tranquillamente vloggare. Devo ricordarmi di guardare il puntino verde della fotocamera. E tra l'altro la voce, l'audio che sentirete adesso è l'audio che proviene direttamente dal microfono collegato allo smartphone, quindi audio, luce, registrazione tramite lo smartphone, abbiamo tutto quello che ci serve. Ma andiamo a vedere nel dettaglio pezzo per pezzo, così cerchiamo di capire anche quali sono i pregi e i difetti. Innanzitutto partiamo dal treppiede. La costruzione è tutta in plastica, però sul fondo abbiamo dei gommini che permettono di non farlo scivolare se lo dobbiamo appoggiare, non lo so, su una scrivania o su qualsiasi superficie. La costruzione è leggera, all'interno è quasi alveolare, quindi è stato risparmiato un sacco di plastica per renderlo più leggero e per risparmiare anche sul materiale. E quando si chiude assume la forma vera e propria di una manopola, quindi serve evidentemente per riuscire a portarlo in giro in maniera agevole. In alto c'è la filettatura per poter montare la testa sfera e un tappetino in gomma per poterlo fissare in maniera stabile, in maniera salda. A questo treppiedi gli andiamo a collegare questa qui, la testa a sfera. E ragazzi, questi sono pezzi veramente importantissimi, cioè trovare delle teste a sfera in kit come questi di qualità è veramente difficile, perché normalmente ti escono delle porcherie piccoline con una testa a sfera con una vite tristissima. Invece questa qui sembra fatta abbastanza bene. Ha anche ovviamente l'incavo per poter montare in verticale lo smartphone e un grip in gomma che permette di poterlo stringere abbastanza bene. Sulla base ovviamente abbiamo l'aggancio filettato per poterlo montare al treppiede. L'unica cosa che mi lascia un pochino in dubbio è che le dimensioni della base del treppiedi e le dimensioni della testa sfera sono differenti. Il treppiede ha una base abbastanza larga, mentre questa qui è un pochino più piccolina, quindi non vorrei che abbiano modificato il kit in corso d'opera. In ogni caso, fissato non si muove. Alla testa sfera andrà collegata poi la classica clamp. Non ha nulla di particolare la clamp, è soltanto è basilare, è in plastica con le molle e permette di poter collegare lo smartphone in questo modo in maniera molto molto semplice. E questa clamp ha una filettatura in basso per poterlo avvitare alla testa sfera, appunto, ma nella parte alta la cosa bella è che ha anche un cold show per poter collegare un flash o una luce. Se non vogliamo collegare il microfono, quella che è uscita in bundle di cui parleremo adesso, si può collegare tranquillamente anche
stand alone, senza nient'altro. E questa già è una cosa, vabbè, il classico attacco cold show. A questa clamp, poi, se vogliamo creare il kit vero e proprio così come è stato pensato in questa borsetta qui, c'è una barra che permette di poter collegare più elementi. Quindi abbiamo il cold show sotto, che lo andiamo a collegare direttamente alla clamp, e la barra in alto dove possiamo andare a infilare gli altri elementi, in questo caso il microfono e la lucina e la luce LED. A seguire abbiamo appunto la luce LED. Allora, questa luce LED è costruita in una plastica che insomma è abbastanza cheap, poi ha la porta micro USB per caricare e i tastini anche sono abbastanza cheap. Però devo dirvi che, a parte che la luce che fa è molto potente, ha tre regolazioni, 1, 2 e 3, quindi nulla da invidiare ad altri LED simili. Però rispetto tipo a rispetto a queste qui, ad esempio, è molto più sottile. Sì, è più larga, quindi ha una superficie maggiore ed è più sottile. Quindi questa qui, in un ipotetico kit che mi ero preparato con una borsettina piccola, questa qui, dov'è? Questa qui mi dà più fastidio di questa qua. Questa invece è molto più comoda perché riesco a metterla di fianco al power bank che ha più o meno la stessa dimensione, quindi è molto più compatta. Preferisco molto di più questa, se vi devo dire la verità, che questa qui. E questa qui si va a collegare direttamente sul connettore lungo che abbiamo appena collegato a sua volta alla clamp, in questo modo. Così abbiamo lo spazio qui per mettere il microfono. Il microfono è questo qui. Ha una sigla che è VXR45 ed è ipoteticamente direzionale perché ha questa spugna, ok, se togliamo la spugna, togliamo anche il jack, ha questa forma qui. La prima cosa che salta subito all'occhio è che la base è montata su una gomma, quindi riesce anche a smorzare eventuali vibrazioni. A parte questo, dovrebbe essere di tipo cardioide, dovrebbe attutire anche di lato, anche se attutisce un po' meno rispetto ad altri microfoni, ma vediamolo nel dettaglio. Ha questo fucile davanti, ha questa scocca, la plastica è sempre plastica, sembra un pochino cheap rispetto ad altri prodotti già visti, ha il connettore cold show in basso per poterlo collegare alla slitta che abbiamo visto prima, nella parte alta c'è il jack con l'out, quindi con l'uscita dell'audio, e nella parte posteriore, cosa molto interessante, c'è anche uno switch per il filtro passa basso, quindi riesce anche ad attutire i rumori che ci sono di fondo. La cosa interessante è che all'interno della confezione escono anche una serie di cavetti, e questi sono un cavetto TRS-TRRS, quindi per poter collegare il microfono direttamente a uno smartphone che ha il jack per le cuffie, ancora tipo l'iPhone e gli Android più moderni non ce l'hanno, però nel caso c'è. Poi esce un cavetto jack classico TRS-TRS e sono uguali ai cavetti della Rode, quindi con la spirale molleggiata e i due jack TRS-TRS da una parte e dall'altra. Poi esce anche un cavetto per la ricarica del LED, ma la cosa interessante è che se lo andate a comprare a parte costa un sacco. In confezione esce anche un jack TRS Lightning, quindi significa che senza dover usare adattatori tipo questo qui, questo è l'adattatore dell'iPhone per poter collegare cuffie e microfono, senza dover utilizzare chissà quale adattatori, voi collegate questo qui al microfono, lo collegate all'iPhone e avete fatto con un semplicissimo cavetto. Tornando al microfono, lo possiamo collegare alla slitta e possiamo iniziare a registrare. Per concludere questa recensione di questo kit della Movo, volevo fare un test con i microfoni, quindi adesso testerò l'audio del Movo con un Rode Video Micro e un altro microfono della K&F per vedere la differenza che c'è nella qualità dell'audio. Per fare questa prova lascerò acceso il computer. Il microfono è direzionato verso di me, quindi direzionato verso il computer, per farvi sentire sia come si sente sia il fruscio in caso di silenzio se c'è del rumore di fondo. Allora, 1, 2, 3, questa è una prova con il Rode Video Micro e questo è il silenzio e questo è il fruscio che si sente in caso di silenzio. Bene, adesso sto usando il microfono CM600 della K&F, questo è come si sente parlando, diciamo questa è la qualità audio e questo è il fruscio che si sente in caso di silenzio.
E per concludere, questo è l'audio che si sente direttamente dal microfono in kit, il VXR45 della Movo, che trovate appunto in confezione. Questo è la voce, questa è la qualità della voce e questo è il fruscio di fondo che si sente in caso di silenzio. Bene ragazzi, per questa recensione è tutto. Ricordate che sta andando avanti il corso per montare video da smartphone, per imparare a montare video da smartphone. Se ve lo state perdendo, recuperate le puntate dalla prima fino, siamo alla sesta, settima, non mi ricordo. E in più sul canale forse ci saranno delle altre novità, tipo uno stile diverso delle cover dei video o pure anche del logo, non lo so, mi sta balenando queste idee in testa, vediamo se si concretizzerà. Intanto noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao.